Cari ragazzi, buongiorno, benvenuti anche stamani all'appuntamento con la mia sbarbata. Allora, quest'oggi andiamo a provare il set di Abate y la Mantía Matteo 9.11 che posso provare grazie alla cortesia dell'amico Vittorio, che saluto e ringrazio. Buongiorno Vittorio, mio concittadino, che sin da quando ha acquistato questo set ha detto: Paolo, voglio fartelo provare, così fai anche una recensione. Lui lo ha già provato, ieri ci siamo incontrati, conosciuti grazie a Facebook che ci ha fatto incontrare su alcuni gruppi con questa comune passione, e quindi mi ha dato questo set e ti ringrazio ancora una volta Antonio. Allora, un set che sa di spezie. Di mercato, avete presente quei mercati? Ecco, mi viene in mente il SAC, quei mercati che ci sono in Marocco, che ci sono anche a Dubai, negli Emirati. Sa di spezie, sa di quei mercatini, molto molto orientale. Ok, Abate y la Mantía Matteo 9.11, che credo non sia più in commercio, con il suo after. Poi, come da solo, andiamo a provare il primo gioiellino, il nuovo arrivato nella scuderia, che appunto è il Rex Envoy. Questo che è un fisso non è regolabile, perché poi vi ricordo che ho preso anche l'Ambassador. Allora, andiamolo ad armare subito. Con una bella rapina Swedish Super Steel, ragazzi, la mia preferita. Eccola qua. Sono molto molto curioso sia di provare il sapone, che la cui fragranza mi piace, non lo nego, sia di provare questo rasoio. Eccoci qua. Questo è un acquisto del Black Friday, quindi vediamo, vediamo un po' come finisco di armare il rasoietto. Intanto ieri avete fatto buoni acquisti, ragazzi, com'è andato il vostro Black Friday? Io ieri ho comprato qualche altra cosa, sempre devo ringraziare gli amici che mi fomentano. Gaetano, buongiorno anche a te. Ecco qua. Ok. Il rasoio è stato armato e lo mettiamo qua, buono buono, così. Direi che a questo punto possiamo già cominciare con la detersione del viso. Vado ad utilizzare la mousse detergente e l'illuminante di Bioetic. Partiamo, ragazzi. Ok, ecco la mousse. Impalpabile e setosa questa mossa. Bene, a questo punto possiamo andare di panno caldo. Nel frattempo faccio anche un attimo riempire il lavabo con l'acqua calda. Prendiamo il panno caldo. E ho dimenticato le pinzette, le vado un attimo a prendere. Ecco le pinzette. Eccoci qua, possiamo quindi andare con il prebarba. Eccolo qua, il prebarba in gel Noai. Eccoci qua,
Quindi possiamo andare con il montaggio. Naturalmente andrò a fare il prelievo con lavanga, sia perché il sapone comunque lo consente, sia perché si è detto su questi saponi che temono tra virgolette l'acqua, quindi per una buona conservazione è meglio non metterli a contatto con farli entrare in contatto con l'acqua. Si era detto che poi dopo un po' di tempo questi saponi hanno dato dei problemi. Io credo che questo non sia più una soluzione perché non l'ho trovato sul sito, quindi voglio dire avrà un po' di vita già questo sapone, eppure qui non noto segni di deterioramento. Vedete ragazzi, il sapone sta qua. Non vedo segni di evidente deterioramento. Quindi non entro nel merito di questa cosa, c'è a chi è capitato, quando è capitato io non ero neanche in questo mondo, quindi non voglio, diciamo, entrare nel merito di questa cosa. Ho letto più che altro, forse come l'abbiamo letto tutti, però all'epoca, ripeto, io usavo la bomboletta, quindi neanche utilizzavo la rasatura tradizionale, non lo so. Allora, il sapone l'ho un po' schiacciato nella ciotolina, il pennello che andrò ad utilizzare è questo Beauty Ciuffo, questo dovrebbe essere un SHD Hook con diametro di 29, quindi inizio il montaggio nella ciotola. E quindi mentre io vado di montaggio, aggiungendo man mano l'acqua a gocce, sempre a piccole gocce, ecco qua, inizia già a prendere vita il montaggio. Mentre io vado di montaggio, fermo il video e noi ci vediamo tra poco. Ecco qua, il pastone si è formato, lo vedete? Quindi possiamo andare ad insaponare il viso. E poi ragazzi mi sta ricordando questo sapone moltissimo, Terre d'Hermès, la fragranza di Terre d'Hermès sta venendo fuori, che io amo, eh. Quindi la riconoscerei tra mille quella fragranza perché mi piace molto e sta venendo fuori.
montaggio cremoso, quindi possiamo partire con la lassatura Rex in Voi armato con Swedish Rapida Swedish Super Steel. Partiamo. Allora, la lama si sente, ma una sensazione di assoluta sicurezza. Da solo è estremamente maneggevole e sicuro, mi sta piacendo, secondo me è un quotidiano tranquillamente questo. Bel grip, estremamente maneggevole. Mi dà una sensazione di assoluta sicurezza e la lama si sente quel giusto. Diciamo, il Rex in Voi così com'è corrisponde alla regolazione numero 3 dell'Ambassador. Bello. Primo passaggio è andato, quindi possiamo sciacquare il viso. Andiamo di panno caldo. Gran bella sensazione di coccola, il panno caldo, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente. Eccoci qua, ragazzi, scusate la breve interruzione, ma serviva un attimo il bagno e quindi ho dovuto un attimo interrompere. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, ovvero insaponiamo per il viso per la seconda volta. Tra l'altro, ragazzi, la caratteristica dei saponi di Abate e Lamantia è che contengono, sono prodotti partendo dallo zafferano, c'è questo elemento
particolare che caratterizza l'inci di questi saponi, quindi sono dei veri e propri cosmetici. Ciascuno poi ha delle caratteristiche, anche elementi antibatterici. Per esempio, leggevo ieri, ripeto, sul sito non l'ho trovato, quindi suppongo che non sia in promozione, non sia in vendita, chiedo scusa, ma leggevo su qualche altro sito di recensioni che praticamente questo contiene un olio particolare, di cui non ricordo il nome in questo momento, che ha proprietà anche antibatteriche, quindi sono saponi, insomma, di una certa levatura. E mi sta piacendo, mi sta piacendo. Andiamo con il verso traverso o obliquo. Allora, da solo ha un taglio deciso, però in sicurezza. Si sente la lama, ripeto, giusto, non è una falce. Non lo consiglio ancora a chi si sta approcciando alla rasatura, però può essere poi un ottimo definitivo, eh? Dà proprio una sensazione di taglio netto, ragazzi, cioè che taglia senza se e senza ma. Ok, quindi vado a sciacquare il viso. Panno caldo. Quindi andiamo ad insaponare il viso. A questo punto, ragazzi, io devo andare un attimo a recuperare la tavoletta freezer, quindi restate qui che ci vediamo tra poco. Eccola qui la mitica tavoletta freezer, la poggiamo qui, la useremo dopo a fine rasatura, quindi andiamo adesso con il contropelo.
ragazzi, contropiede andato, valutiamo un attimo i tocchi da fare. Gran bel rasuro, mi è piaciuto, ragazzi. È profondo, si sente, cioè si sente l'efficacia. Lì per lì magari la lama di vetro si sente quel giusto, però poi ti accorgi che taglia, cioè il pelo lo taglia proprio. Piccolo red point. Utilissimi ragazzi questi fiammiferi emostatici. Non ne sottovalutate l'utilità, costano veramente pochi spiccioli. Ok, una ricca saponata di cortesia. Allora, mentre lascio un po' in posa il sapone, comincio a sciacquare il tutto e noi ci vediamo tra poco. Ragazzi, eccoci, io ho sciacquato anche il viso nel frattempo, pertanto sono pronto per l'applicazione della salvetta Fizzer. Eccola qua. Che sensazione magnifica, ragazzi. Ok, lasciamo che il viso torni a temperatura ambiente. Andiamo ad asciugare tamponando. Ah, che bello. Ci vediamo tra poco. Andiamo ragazzi con l'applicazione della crema riparatrice del saponificio da Varesino, che poi ieri ho inoltrato un altro ordine del Black Friday e ci ho inserito anche la crema perché me l'ero dimenticata. Cioè, è ottima, ragazzi. Con il 35% viene 11 euro, ottimo.
lasciamo che si assorba la crema, noi ci vediamo tra poco. Ed andiamo di latte dopo barba al tabacco verde di Antica Barberia Colla. Allora ragazzi, il sapore mi è piaciuto, la profumazione è di una raffinatezza unica. Mi ricorda Terre d'Hermès, mi è piaciuta, bel sapore, gran bel sapore. E il rasoio anche mi è piaciuto molto, ha un taglio chirurgico, ma è sicuro al tempo stesso, pur tuttavia io non lo consiglio ancora a chi si sta approcciando, a chi muove i primi passi nella rasatura tradizionale. Dice, ma perché tu ti senti il grande esperto? No, però. Ho quasi un anno, diciamo. Questo non significa che sono il massimo esperto, perché anch'io dico che sono in continua evoluzione, sto imparando tutt'oggi, ragazzi. Però consigliando a chi sta da un mesetto, non mi sento di consigliarlo. Questo è il mio parere personale. Poi, per carità, ragazzi, fate come volete, però. A regime per me è un buon quotidiano. Ci vediamo tra poco. E a questo punto, ragazzi, possiamo andare di splash. Abate in Amantia, Matteo 911. Molto piacevole. Tra l'altro, io non so, mi pare che non ci sia. No, c'è l'alcol, pensavo non ci fosse. Alcol da agricoltura biologica. Questi sono saponi molto, molto particolari, cosmetici, prestigiosi, ragazzi. Contentissimo di averlo provato, Vittorio, grazie mille. E quando vuoi te lo restituisco, perché è giusto. Molto, molto bello, mi è piaciuto. Allora, ragazzi belli, estremamente contento di questa rasatura. Il Rex in voi è stato un bel rasoio che mi ha soddisfatto non poco, anzi tantissimo. Eccolo qua, lo vado un attimo a richiudere. E poi continuo la mia routine con la Rescue Potion di Zingari Man e con la crema effetto lifting di Bottega Verde. E prima di uscire a seguire, il profumo, l'estratto di profumo di Fresco di Sicilia, che ci sta bene qua. Io vi ringrazio, ragazzi, per avermi seguito anche oggi in questa mia sbarbata mattutina. Spero che abbiate realizzato ottimi acquisti al Black Friday. Sono curioso di vederli i vostri acquisti, ragazzi. Vi auguro una buona giornata, un buon lavoro, forza che il weekend è alle porte, e a presto, alla prossima. Ciao!